Allora, tutti conoscete il re dell'epigenetica. Diciamo che la sua grande... Ma non mettermi in imbarazzo, Giorgio. No, devo presentarti perché, insomma, ci siamo conosciuti con lui, pensate, grazie a Gianita, che tra l'altro ci sta seguendo, che ci ha portato in un bellissimo luogo, eravamo io, lui, Canestrari, Nader Butto, Intavon Sonchai, il grande Intavon Sonchai, abbiamo fatto una riunione, un weekend meraviglioso di scienza, e io ascoltavo questi sacri, insomma, professionisti, che mi hanno veramente graziato della loro professionalità e mi hanno fatto capire che potevamo unire le forze. Quindi io poi ho presentato, da un punto di vista tecnico, quello che facevamo. È stato meraviglioso poter unire i puntini, quindi rigenerazione e riprogrammazione. Quindi è un onore averti qua, Pier Mario, grazie. Grazie a te, Giorgio, e grazie per il gruppo che hai messo in piedi, perché la relazione che ha fatto poco fa Mauro Miceli è straordinaria. Mi devo congratulare davvero con te, Mauro. Sei stato bravissimo e ci hai fatto una relazione magistrale da cui credo che tutti noi hanno imparato tante cose. E poi ci sarà anche Ernesto Burgio che ci parlerà, lui è bravissimo nel campo dell'epigenetica, ma poi anche ha una cultura estesa sui virus e ha fatto anche lui delle lezioni magistrali su questo coronavirus, facendoci capire un sacco di cose. Quindi Giorgio, bisogna che ci congratuliamo tutti con te, perché effettivamente hai messo in piedi un gruppo di lavoro molto importante. Ognuno di noi è contento di partecipare a questo gruppo, perché ognuno di noi ogni volta impara sempre qualcosa di nuovo. Grazie. Ecco, io adesso voglio raccontarvi in modo molto semplice e breve, se è possibile, come funziona tutto il codice epigenetico, che è appunto il codice che io studio da tanti anni, partendo da un'osservazione specifica riguardante i diversi comportamenti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. Se voi somministrate un cancerogeno nel momento in cui si formano tutti gli organi apparati, voi non riuscite mai a indurre tumori nella prole. Finita l'organogenesi, voi inducete tumori nella prole. La domanda era: ma perché prima no e dopo sì? Che cosa succede durante l'organogenesi? Succede che da un unico tipo di cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso vari stadi successivi di differenziazione si formano tutti i tipi di cellule staminali pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via, fino ai 252 tipi di tessuti diversi che caratterizzano il nostro corpo. L'idea che avevo avuto era che gli effetti dei cancerogeni in questo periodo non sono presenti, perché esiste un codice che sta sopra il DNA che è in grado di correggere gli errori indotti sul DNA. Ci sono le immagini? Eh sì, adesso le faccio partire. Allora, adesso ricominciamo. E ho cominciato a studiare questo problema, se esistesse veramente un codice epigenetico. Naturalmente, dal punto di vista teorico, io avevo capito, perché già studiavo il differenziamento cellulare, ho capito che ogni salto differenziativo è un vero salto quantico, nel senso che in ogni stadio di differenziazione molti geni vengono contemporaneamente regolati. Non si tratta di regolare un singolo gene, ma molteplici geni, per cui da un salto differenziativo a un altro sono centinaia di geni che vengono contemporaneamente regolati e quindi riespressi. Allora, se la situazione stava così, mi sono detto: cominciamo prima di tutto a individuare i diversi stadi di differenziazione cellulare e poi individuiamo tutte le sostanze presenti in questi diversi stadi del differenziamento cellulare. Non si tratta all'inizio di andare a cercare la singola sostanza, la singola molecola, ma si tratta di studiare il pool di molecole
che funziona contemporaneamente differenziando i singoli diversi stadi delle cellule staminali. Avete capito che già all'inizio l'idea che aveva avuto era diversa da quella, diciamo, della scienza ufficiale che va a cercare tutti i meccanismi d'azione. Qui si trattava di capire innanzitutto i network differenziativi, come sono composti e così via. Allora, i problemi che dovevo affrontare erano due. Primo, un modello di studio di embrione che mi servisse, che fosse già abbastanza standardizzato nel suo processo e in cui i diversi stadi fossero già abbastanza chiari per poter non iniziare da capo su tutto, ma avere già qualcosa... Pier Mario, mi sentite? Sì. Sì, per piacere, attiva la tua videocamera in basso, sulla sinistra. Un attimo, non start, si vede. Start video. Aspetta, è che io non la riesco a vedere qui. No, sì, in alto c'hai proprio... Ah. In alto c'hai, ti si abbassa una finestra e metti la telecamera. Se la vedo, allora vediamo un po'. Qui. Adesso io... Vai. No, bene. Ok, perfetto. Adesso vedete? Perfetto, vai. Posso andare avanti così? Sì, grazie. Sì. Allora, appunto, si trattava quindi di scegliere l'embrione e l'embrione scelto in quel momento è stato lo zebrafish, perché era quello più studiato, che è questo pesciolino tropicale zebrato che vive in acque dolci, di cui già si conoscevano abbastanza bene i diversi stadi di differenziazione. E poi, appunto, abbiamo scelto questo embrione anche perché ha la maggior parte delle proteine che sono le stesse della specie umana. Quindi abbiamo individuato i diversi stadi di differenziazione, che adesso andrò a illustrarvi, e nei diversi stadi abbiamo prelevato, come vi ho detto, tutte le sostanze presenti in quei momenti e poi con uno studio abbastanza lungo che appunto è stato anche difficile con praticamente con abbiamo individuato le varie proteine, ok? Quindi si è trattato di fare un lavoro in cui appunto con l'assorbimento con lo spettrometro, l'assorbimento atomico e abbiamo dovuto individuare le varie proteine. Qui c'è l'elenco delle varie proteine che sono state individuate. Si tratta essenzialmente... Noi non vediamo. Non vedete lo slide? No, noi vediamo tutto. Io vedo tutto. E voi non lo vedete? No, si vede no. Tutti. Io lo sto proiettando, io credo che... Si vede. No, noi lo vediamo. Vai Piermario. Grazie mille, scusate. Allora, qui sono elencate le varie proteine, che come vedete sono proteine molto importanti per il metabolismo mitocondriale, per esempio, appunto come ne parlava adesso Miceli in modo approfondito, sono proteine importanti per la risposta immunitaria, quindi sono proteine dello shock termico che appunto hanno un ruolo fondamentale nella risposta immunitaria. Vedete qui mitocondria, ATP sintetasi, ET shock protein 8 e così via. Sono proteine che sono importanti per il metabolismo della membrana cellulare, sono sceperonine importanti per la comunicazione intercellulare, insomma sono proteine molto importanti per il metabolismo della cellula in generale. Oltre a queste proteine che rappresentano il 98% dei fattori di differenziazione, ci sono il 2% di acidi nucleici che sono soprattutto microRNA con attività regolatoria. Come vi dicevo, appunto, siccome ogni salto differenziativo, ogni stadio di differenziazione è caratterizzato da una regolazione multigenica, noi innanzitutto abbiamo utilizzato il pool di queste proteine e vedrete che la strada che avevamo intrapreso era giusta, anzi, gli ultimi esperimenti sulla rigenerazione cellulare ci hanno indicato che veramente nel caso della medicina di regolazione dell'epigenetica
non si tratta di andare a fare un lavoro analitico sul ruolo della singola molecola sui singoli geni, ma si tratta di trovare i network che funzionano nel determinare il destino delle cellule staminali normali e patologiche, come quelle tumorali. Quindi è un cambio di paradigma. Penso che poi Burgio ne parlerà molto bene di questa necessità di cambiare il paradigma scientifico, e qui così, alla fine di questa mia relazione, spero che risulti chiaro perché è così importante cambiare il paradigma scientifico. Quindi, il primo lavoro che abbiamo fatto è innanzitutto individuare i diversi stadi di differenziazione, sono 5 fondamentali più altri 2 che riguardano il differenziamento finale, quindi 7 stadi in totale, e nello stesso tempo abbiamo analizzato e individuato il pool di proteine che presenti nei singoli stadi e abbiamo utilizzato questo pool di proteine microRNA per vedere come essi funzionavano in vari tipi di tumori umani. Come vi ho detto, le proteine dello zebrafish che vi ho fatto vedere sono le stesse proteine del nostro corpo, della specie umana, voglio dire, e quindi sono proteine che il nostro corpo riconosce molto bene, e noi abbiamo utilizzato queste proteine per cercare di vedere che effetto avessero su varie linee di tumori umani. Per esempio, qui voi vedete questo tipo di tumore che è il glioblastoma multiforme, che è un tumore molto aggressivo, che viene in questo caso regolato dalle proteine del primo stadio di differenziazione cellulare, che è lo stadio proprio iniziale in cui dalle cellule pluripotenti si passa alle multipotenti. E qui viene rallentato nella misura dell'80%. Lo stesso avviene con il melanoma, che è un tumore ancora più aggressivo, vedete, almeno in questa linea cellulare del glioblastoma multiforme. E il melanoma viene rallentato per circa il 40%. Questa è la mammella, che in questo stadio viene rallentato poco perché questo è un tumore ben differenziato, e quindi questo tipo di tumore rallenta per il 40% con la prima fase di differenziazione, ma come vedrete, con le fasi successive del differenziamento, cioè con le fasi intermedie e soprattutto finali del differenziamento, questo tipo di tumore viene molto meglio controllato. E qui allora stiamo imparando un concetto, che ogni tipo di tumore, in base allo suo stadio di differenziazione, deve essere trattato in modo più specifico, con singoli e precisi momenti di proteine presenti nei diversi stadi. Quindi ogni stadio e ogni differenzia tipi di tumori diversi. Questo è la leucemia linfoblastica acuta, che viene rallentato quasi per il 100%. Questo è l'adenocarcinoma del rene, che viene rallentato a 24 ore, non viene rallentato in realtà, a 48 ore viene rallentato per il 35%, ma capirete tra poco perché. Vedete qui gli altri stadi di differenziazione, quelle intermedie e le finali, come funzionano sulle stesse linee tumorali. Questo è ancora il glioblastoma, viene rallentato bene anche dalle fasi intermedie e finali, e così pure il melanoma, quindi viene rallentato con la fase intermedia e finale bene anche lui. La mammella, vedete che con queste fasi intermedie e finali viene molto rallentato, addirittura a 24 ore non solo c'è un rallentamento ma un decremento della curva di crescita, e come vi dicevo, quindi un tumore ben differenziato viene rallentato da questi fattori dello stadio finale del differenziamento. E la leucemia linfoblastica acuta continua a funzionare bene, e anche l'adenocarcinoma del rene ripete le stesse curve. Ma perché c'è questo rallentamento? Come vi dicevo, l'ipotesi da cui ero partito era che esistesse un codice, che oggi infatti chiamiamo epigenetico, in grado di regolare l'espressione dei diversi geni, dei tumori. E naturalmente questo bisognava dimostrarlo. E allora, per esempio, nel glioblastoma abbiamo cercato
di verificare se noi eravamo in grado di attivare un gene oncorepressore come P53. E voi vedete qui, con appunto questo metodo immunistochimico, noi, che è quantitativo, noi vediamo che c'è un'attivazione del oncorepressore P53 in questo tipo di tumore, e qui lo vediamo ancora meglio, questo almeno dal punto di vista visivo, capite molto meglio il processo. Queste sono le cellule del glioblastoma multiforme prima del trattamento. La proteina P53, che è il prodotto trascritto dal gene oncorepressore P53, qui è colorata in rosso con questo metodo immunistochimico, e vedete dopo il trattamento come appunto la concentrazione della proteina P53 nelle cellule del glioblastoma venga aumentata in modo drammatico. Che cosa significa questo? Significa che l'oncorepressore P53 è stato attivato in modo trascrizionale, cioè noi abbiamo trascritto, abbiamo fatto in modo che questo gene che fosse attivo, lui ha sintetizzato la proteina P53, la concentrazione della proteina P53 è... Si capisce? Girare, che si è rotta qua, però se la smonti giusta, la rigiri... Scusi, cosa devo fare? Pensavo che non avevi messo lì per ricordarti la marca. Anche posso andare avanti? Scusate, c'è qualche problema? Avanti, avanti. Posso andare avanti, ok. Allora, la proteina P53 è stata sintetizzata e questa proteina ha bloccato il ciclo cellulare delle cellule tumorali. Abbiamo verificato che cosa avviene a valle. A valle avvengono questi eventi. Vengono attivate ulteriori cascate di geni e di regolazione che fanno in modo che i danni di queste cellule tumorali vengano riparati. E in effetti alla fine del trattamento quello che noi vediamo è, da una parte, che le cellule si sono differenziate, e l'abbiamo capito che le cellule si erano differenziate perché i marker del differenziamento, come le caderine, erano aumentati di circa il 100% dopo il trattamento. Nello stesso tempo però noi osserviamo anche un'apoptosi, cioè una morte cellulare programmata, che vuol dire che quelle cellule che sono state riprogrammate, in quelle cellule sono stati attivati i geni della morte cellulare programmata e le cellule sono state mandate in apoptosi. Quindi sia che vadano in apoptosi, sia che vengano riprogrammate, l'importante è che escono dal giro della moltiplicazione. Questo avviene, per esempio, in questo tipo di tumore, come il glioblastoma, ma nel caso del, per esempio, adenocarcinoma del rene, che, come vi ricordate, a 24 ore non era rallentato, ma a 48 ore sì. Che cosa abbiamo scoperto in quel caso? Che appunto non era possibile intanto attivare l'oncorepressore P53. E allora abbiamo studiato un altro tipo di molecola che è molto importante nel controllo del ciclo cellulare, come la proteina del retinoblastoma. In questo caso quindi noi abbiamo studiato questo tipo di proteina che viene chiamato fattore di restrizione del ciclo cellulare, perché questo tipo di proteine si trova in forme fosforilate e non fosforilate. Le proteine non fosforilate bloccano un gene che si chiama E2F e non lascia questo partire il ciclo cellulare. Quando si staccano attraverso la fosforilazione questo gene, il gene viene trascritto e allora a quel punto fa partire il ciclo cellulare e non si ferma più. Per questo questa proteina ha un ruolo così fondamentale nel controllo del ciclo cellulare, tanto che viene chiamato fattore di restrizione del ciclo cellulare. Ecco, qui vedete che attraverso questo Western blotting noi abbiamo studiato questa proteina, e voi vedete che in A, che sono le cellule non trattate, ci sono quattro tipi di, appunto, di molecole. Aspettate che devo andare indietro. Due forme, la forma iperfosforilata, normofosforilata, ipofosforilata e non fosforilata, e queste sono presenti tutte quante nel controllo. Dopo 24 ore
dopo 24 ore ci sono ancora tutte le quattro forme, ma dopo 48 ore voi vedete che sono scomparse le forme fosforilate, sono rimaste solo le non fosforilate, che vuol dire che c'è stata allora una regolazione, in questo caso, che si definisce post-traduzionale, cioè vuol dire che la proteina del retinoblastoma è già stata tradotta e si trova già presente nelle cellule. Però viene regolata questa proteina in modo tale che appunto le forme fosforilate vengono eliminate e rimangono solo quelle non fosforilate che bloccano il ciclo cellulare. Quindi attraverso un altro tipo di regolazione epigenetica, che è quella post-traduzionale, queste proteine appunto vengono regolate in questo modo e bloccano il ciclo cellulare. Guardate qui cosa è successo. È successo che si vedono queste strisce rosse, voi vedete? Non so cosa... Beh, fa niente, comunque si capisce. In questo caso, appunto, il modello che di tumore quindi che noi abbiamo presupposto è questo qua. I tumori in questo caso, in questa slide, vengono visti in questo modo. Vengono visti come una serie di eventi che da una cellula normale A, attraverso eventi di mutazione o anche attraverso alterazioni epigenetiche, fa in modo che la cellula vada incontro a delle biforcazioni che la possono, in seguito alle quali, biforcazioni caotiche, in seguito delle quali la cellula possa sopravvivere o possa morire. Cioè, se viene controllata, per esempio, dai checkpoint P53, eccetera, e i danni vengono riparati, sopravvive, se non muore. E così ne subisce varie di queste biforcazioni fino a che, si diceva un tempo, la cellula subisce un processo caotico che non si può più controllare e noi dobbiamo solo avere un tipo di trattamento che è quello distruttivo, da qui tutte le terapie distruttive nei confronti delle cellule tumorali. In realtà, con queste ricerche che abbiamo fatto, il processo è sì caotico, ma alla fine di caos deterministico. Alla fine queste cellule tumorali, quando vanno incontro a una crisi caotica che le fa o morire, oppure, come in questo caso, vengono stabilizzate in cellule che sono tumorali a questo punto, in cui la configurazione genica di queste cellule tumorali è la stessa di quella presente nelle fasi embrionali, cioè queste cellule diventano in realtà cellule staminali tumorali, cioè assumono una configurazione genica del DNA simile a quella presente nell'embrione. Cosa c'è? Sta succedendo qualcosa? Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì. Ah, vado avanti allora. Ecco, viene queste configurazioni geniche vengono stabilizzate in diverse fasi embrionarie, quindi sono cellule staminali a diversi stadi embrionali, e a seconda del grado di malignità del tumore, queste cellule possono essere bloccate in una fase in cui la configurazione genica è simile a quella delle cellule staminali multipotenti, che sono quelle più aggressive e sono le forme differenziate dei tumori, piuttosto che vengono bloccate in una fase di configurazione presente nelle cellule oligopotenti o cellule in via di differenziazione definitiva, cioè in forme più differenziate di cellule staminali, ma in cui comunque, diciamo, la configurazione genica del DNA è sempre simile a quella delle cellule staminali, e quindi noi, dimostrando che i fattori di differenziazione possono regolare appunto queste nuove conformazioni geniche presenti nelle cellule tumorali e riprogrammarle oppure determinare la morte cellulare programmata di queste cellule, ecco che appunto abbiamo dimostrato che in realtà queste cellule staminali tumorali possono essere riprogrammate. E in base ai diversi gradi di differenziazione del tumore, quindi nelle forme più indifferenziate, noi dobbiamo cominciare a trattare i tumori con i primi stadi del differenziamento seguiti dagli ultimi stadi,
e nelle forme più differenziate invece bastano anche che questi tumori vengano trattati con le fasi finali del differenziamento, come avete visto che può avvenire questo nelle cellule del tumore della mammella che abbiamo utilizzato, quello più differenziato. Quindi qui vedete che in questo caso noi abbiamo interpretato in questo modo gli eventi di cancerogenesi, e questo modello di differenziamento e questo modello di concezione nuova del cancro ci fa capire quanti sono i tipi di tumori. Perché? Perché, come vi ho detto, gli stadi fondamentali delle cellule di differenziazione sono 5. Il primo stadio in cui da un'unica cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, si formano 3 tipi di cellule pluripotenti, che sono l'ectoderma, endoderma e mesoderma, e poi successivamente tutti gli altri stadi. E se noi utilizziamo questo modello di differenziazione, in cui teniamo presente che in ogni stadio di differenziazione da una cellula madre con 3 programmi diversi di differenziazione si formano 3 cellule figlie e gli stadi sono 5, alla fine il numero totale di cellule differenziate da che cosa è dato? Da una potenza che ha per base 3 per esponente 5. 3 alla quinta fa 243 tipi di tumore, e a cui se noi sommiamo le cellule che si differenziano dalle cellule germinative, le cellule germinative hanno una via di differenziazione diversa dalle cellule somatiche, sono 9 tipi di cellule che si differenziano dalle germinative, o gogno o cita di primo ordine, secondo ordine, cellula uovo, spermatozoo, spermatociti primo ordine, secondo ordine, spermatidi, spermatogonio, di primo tipo, secondo tipo, spermatidi fino allo spermatozoo, e quindi sono 252 tipi di tessuti diversi. Esattamente un modello così fatto prevede il numero finale di cellule differenziate presenti a specie umana. Quindi, se questo modello è giusto, quante sono a questo punto le cellule tumorali? Siccome tutte le cellule tumorali sono cellule staminali presenti in vari stadi prima dell'ultimo stadio di differenziazione, è facile capire quanti sono le cellule tumorali. Sono 3 nel primo stadio, che sono, come abbiamo detto, il mesoderma, 3 alla seconda, 3 alla terza, 3 alla quarta e così via. In pratica si tratta di 120 tipi di cellule somatiche di diverso tipo, diversi stadi di differenziamento, a cui se noi sommiamo le cellule germinative, che sono 9 tipi, come abbiamo detto, abbiamo circa 130 tipi di tumori diversi. E in base al loro grado di malignità, voi capite esattamente che ci sono 3 tipi di cellule staminali tumorali che sono molto aggressive, sono le cellule appunto pluripotenti, che non lasciano molto stadio, molto tempo per il trattamento, e seguiti poi da 9 tipi di cellule oligopotenti e così via, fino ai 80 tipi, 82 tipi di cellule ben differenziate. E questo è il modello di cancro, ma questo modello non è solo teorico, e diciamo che abbiamo fatto anche alcuni trial clinici utilizzando questi tipi di fattori di differenziazione. Il primo studio l'abbiamo iniziato nel gennaio del 2001 e riguardava 179 casi di tumori primitivi del fegato in fase avanzata, in cui altri tipi di trattamento non erano più possibili, nella chemoembolizzazione, nella termoablazione, né altri tipi di trattamenti, e quindi per scopo compassionevole abbiamo trattato con i nostri fattori. È stato uno studio controllato, randomizzato, che è durato circa 4 anni, fino al 2004 appunto, e che ha dato questi risultati. Ci sono stati il 20% di regressione, il 16-18% di non progressione, in quasi questo 40%, quindi la sopravvivenza poi era aumentata di molto. Adesso intanto qui vi faccio vedere uno dei primi tumori che abbiamo trattato. Questo era un tumore, come vedete, molto avanzato, in cui nel settimo segmento c'erano tutti questi noduli
qui dove c'è la freccia c'è la trombosi della porta, e qui vedete appunto l'ecografia che la porta è chiusa dal trombo, qui il sangue non passa. Dopo 6 mesi, voi vedete, è sparito tutto il tumore e anche la trombosi è regredita, e questo è stato chiamato da Livraghi, con cui ho fatto questo studio clinico. Lui è stato il primo nel mondo a fare la termoablazione di questi tipi di tumore e aveva già cambiato la prognosi di questa malattia, portandola da 3 a 5 anni con la termoablazione. Ma siccome poi la forma è multifocale, è multinodulare, quando si formano tanti noduli lui non sapeva più cosa fare, e quindi abbiamo provato a fare questo tipo di trial clinico che ha dimostrato questo effetto, e lui ha chiamato questo effetto vanishing effect, perché dopo i suoi trattamenti di termoablazione lui vede l'esito, cioè come una necrosi iniziale e poi una cicatrice. Qui voi vedete che invece non ci sono esiti. Il tumore è sparito e è stato sostituito da cellule di tessuto e del fegato normali. Livraghi ha chiamato questo effetto vanishing effect. Questo qui è un altro caso di tumore avanzato, vedete multipli noduli presenti in tutti i segmenti del fegato, e dopo 6 mesi appunto è sparito tutto anche qui e c'è una regressione completa. E la sopravvivenza qui vedete che è aumentata molto nei casi trattati rispetto ai non trattati, e diciamo che questo, nei casi trattati, sono compresi non solo quelli che sono regrediti, ma anche quelli in cui non c'è stata progressione. Quindi diciamo che nei casi complessivi in cui c'è stata una regressione o una mancata progressione, la mortalità a 36 mesi era del 70% contro poco più del 10% negli altri. Ma appunto, come vi avevo detto, ho studiato questo... Piermario, c'hai 5 minuti. Sì, faccio la svelta. Avevo capito che il codice epigenetico sa fare altre cose, perché avendo avuto la fortuna di studiarlo nell'unico momento della vita in cui questo codice è completo, e infatti questo codice durante la fase embrionaria è in grado di regolare tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo, e questo perché passando da una cellula differenzia 252 tipi di cellule diverse, quindi lì abbiamo la possibilità di studiare tutte le diverse funzioni del codice genetico, cosa che ho fatto appunto. Appunto, abbiamo studiato bene, come vi ho detto, avvengono tutti gli effetti differenziativi. Abbiamo preso le cellule mesenchimali del tessuto adiposo per vedere cosa succedeva in queste cellule trattandole con i nostri fattori. Quindi in questo caso abbiamo condotto una serie di esperimenti sulle cellule normali del tessuto, le cellule mesenchimali del tessuto adiposo, che sono cellule adulte. E perché le possibilità di utilizzare questi nostri fattori per varie malattie sono possibili, come le malattie neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, eccetera, oltre che i tumori, osteoporosi, osteoartrite, cardiopatie ischemiche, diabete, eccetera. E allora abbiamo studiato tutti questi vari processi. Qui vedete il Parkinson, come viene trattato nel caso attuale con le trapianti di cellule staminali, però andando a vedere quali sono gli effetti benefici dovuti al trapianto, si è visto che non sono tanto dovuti alle cellule staminali trapiantate, ma i fattori neurotrofici che loro producono. Questi fattori neurotrofici quali sono? Sono i nostri che noi utilizziamo, appunto questo qui, quello che viene utilizzato all'infarto, sono i fattori che noi utilizziamo. Allora abbiamo condotto a questo punto una ricerca proprio sulle cellule dell'ippocampo, che sono le prime che vanno in neurodegenerazione nell'Alzheimer, e in queste cellule dell'ippocampo noi abbiamo capito come funziona esattamente la vita. Perché? Perché noi siamo riusciti a inibire appunto la morte cellulare delle cellule dell'ippocampo trattate con sostanze neurotossiche, ma in che modo l'abbiamo impedita? Come vi ho detto, noi abbiamo visto che appunto gli stadi di differenziazione essenzialmente sono 5, poi altri 2 sottotipi, ma 5 essenziali. E abbiamo utilizzato questi diversi stadi a uno a uno, per impedire la
degenerazione delle cellule dell'ippocampo. E che cosa è successo? Che se noi utilizzavamo i singoli stadi di differenziazione, che sono già network di proteine, di microRNA con attività regolatoria, noi inibivamo in modo statisticamente significativo la neurodegenerazione, ma non ci accontentavamo perché, diciamo, questa riduzione riguardava circa il 25% della riduzione della neurodegenerazione. Allora l'idea qual è stata? Ma se noi vogliamo rigenerare un tessuto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripetere esattamente quello che succede durante tutti gli eventi differenziativi che danno origine alla vita. A questo punto, cioè, noi abbiamo preso tutti i 5 stadi, li abbiamo somministrati, intanto per farvi capire, e abbiamo avuto in quel caso il 78% di prevenzione della neurodegenerazione. Questo per dirvi quello che avevo detto all'inizio, che nel caso dell'epigenetica, come nel caso di tutti gli eventi a cui noi andiamo incontro nella vita, qui si parlerà dopo dell'importanza della dieta, l'importanza dell'attività fisica, quindi del movimento e così via, sulla nostra salute, tutti questi eventi sono sì importanti e hanno un'importanza perché sono in grado di incidere sulla regolazione genetica attraverso appunto la regolazione epigenetica. Ma questa regolazione epigenetica non può riguardare la regolazione di singoli geni, ma di un numero complesso di geni. Per questo appunto nelle malattie croniche degenerative, a differenza che nelle malattie infettive, in cui un agente può uccidere il microbo, nel virus abbiamo visto che è difficilissimo, e quindi cadiamo ancora nel campo della complessità in questo caso, se noi vogliamo regolare malattie croniche degenerative in cui ci sono molteplici eventi che hanno causato queste malattie, sia di tipo epigenetico che anche genetico, noi dobbiamo cambiare il paradigma scientifico. Se non vogliamo appunto curare solo dal punto di vista sintomatologico queste malattie, ma le vogliamo curare dal punto di vista eziopatogenetico, riprogrammare una cellula tumorale, un evento difficilissimo, per riprogrammarlo noi dobbiamo dargli tutti i fattori che servono per regolare quei geni che si sono attivati, che sono molteplici, che hanno causato il tumore. Per rigenerare un tessuto noi dobbiamo ripetere esattamente lo schema che la vita utilizza per auto-organizzarsi. Infatti, per impedire la neurodegenerazione dobbiamo fare questo. E anche per c'è ancora una parte del codice epigenetico che abbiamo studiato, quelli all'inizio del differenziamento, che addirittura quello ha un'attività diversa ancora, un'attività di bloccare l'invecchiamento e di prolungare la durata della vita. Ma di questo parleremo la prossima volta. Qui abbiamo capito che comunque, cambiando il paradigma scientifico, affrontando la regolazione delle cellule sia normali come le cellule staminali normali, che quelle tumorali o altri tipi di cellule patologiche come quelle presenti nel Parkinson, Alzheimer e così via, noi possiamo riprogrammare queste cellule, però cambiando il paradigma scientifico e pensando in modo diverso al tipo di trattamento che dobbiamo fare. Dobbiamo capire che nella vita ci sono già presenti tutte le sostanze che sono in grado di regolare questi eventi, la natura è molto più intelligente di quanto l'uomo pensi, ha già l'informazione in se stessa per autoguarirsi, diciamo così. Noi adesso utilizziamo i nostri fattori insieme al cell food, appunto perché abbiamo capito, e poi la relazione di Miceli stamattina che è stata magistrale ve l'ha fatto capire molto bene, le cellule si ammalano prima di tutto quando vanno incontro all'ipossia, secondo quando poi degenerano in vari tipi di patologia, sia neurodegenerativa che cardiovascolare che anche tumori. Noi dobbiamo rifornire a queste cellule anzitutto ossigeno, perché così noi instauriamo un processo più naturale, più fisiologico, facciamo respirare le cellule, come abbiamo visto nei tumori, la mancanza di ossigeno è quello che fa progredire il tumore attraverso il metabolismo anaerobico. Quindi noi i tumori utilizziamo sia il cell food che i nostri fattori, come lo utilizziamo il cell food in tutte le altre patologie, sia quelle neurodegenerative che cardiovascolari e così via. Noi abbiamo messo a punto una serie di prodotti che servono allo scopo. Come avete capito, si tratta di scegliere le diverse fasi del differenziamento e per trattare diversi tipi di malattie. A questo punto abbiamo messo
in produzione un prodotto che va bene nei tumori, un prodotto che va bene nella neurodegenerazione, uno nell'anti-aging e così via, che utilizziamo sempre insieme a Cell Food. E questo è il nostro schema terapeutico. Ringrazio.